Amici di Storie Fuori Gioco, ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Football Mystery, la web serie che racconta storie curiose, singolari, a volte incredibili del mondo del calcio. Stavolta ci concentreremo su una grande impresa europea all'inizio degli anni 90, che ha contraddistinto un grande club come il Torino, con i Granata capaci di eliminare il più prestigioso club del mondo e di arrivare a sfiorare la conquista del loro primo alloro continentale. È la storia del Real Torino di Emiliano Mondonico. Che notte quella notte! Lo stadio delle Alpi pieno zeppo lo si vedeva raramente. La scomodità e la scarsa visuale non invogliavano di certo una città che stava già iniziando a perdere pian piano quella contrapposizione storica che faceva di Toro Juve uno dei derby più belli del mondo. Ma quella notte non c'erano le luci perché non era San Siro, ma i tifosi del Toro ricordano che erano tutti lì. Una volta si diceva torinisti quando la voce di Ciotti graffiava ancora fuori dalla radio. Oggi basta dire del Toro e già la cosa in sé richiama tutta una serie di sventure calcistiche più che corride e melodie spagnoleggianti. Per questo ricordare quella notte, che di spagnoleggiante ebbe molto, fa quasi strano per chi del Toro conosce tutto. Perché la leggenda granata in Italia è già consegnata alla storia, ma a livello internazionale la maledizione aleggia più forte che mai. Perché il grande non fece in tempo a lasciare il segno nella storia agli albori della Coppa dei Campioni. Perché il puliciclone si infranse sulle montagne del calcio atletico degli anni 70. E perché le altre campagne europee granata si risolsero nella classica tempesta in un bicchiere d'acqua. Ma quella notte, proprio quella notte, la curva maratona sapeva che stava accadendo qualcosa di speciale, anche se non immaginava che quelli sarebbero stati gli ultimi veri anni ruggenti per il club, almeno per il momento. Ma il 15 aprile del 1992, un anno prima di alzare al cielo l'ultimo trofeo della sua storia, la Coppa Italia del 1993 strappata alla Roma, il Torino affrontava il Real Madrid nella semifinale di ritorno di Coppa UEFA. Proprio il Real Madrid, a Torino, a giocarsi l'accesso a una finale europea col Toro, nella stagione in cui la Juventus, dopo quasi 40 anni, non partecipava alle coppe. Un sogno, e ancora oggi è a sgranare come un rosario la formazione di quella sera. Marcheggiani, Bruno, Mussi, Fusi, Annoni, Cravero, Scifo, Lentini, Casagrande, Martin Vasquez e Venturini. I tifosi granata hanno la consapevolezza che al di là dei miti di Superga e degli anni 70, i tempi belli sono esistiti e come. C'erano Lentini, pieno di talento e imprevedibilità, Scifo e Martin Vasquez, strappato l'anno prima proprio al Real, a suon di miliardi, che portavano l'esperienza internazionale. E soprattutto in panchina c'era un allenatore destinato a restare nel cuore della maratona, per una sedia alzata al cielo, per protestare contro l'ennesima grande ingiustizia subita dai Granata nella finalissima contro l'Ajax. Eh sì, perché quella notte impossibile sembra ancora oggi tale, proprio perché ci fu un lieto fine strepitoso, quasi inedito nella tormentatissima storia del Toro. 2-0 in casa alla squadra più prestigiosa del mondo, un'autorete di Rocha e un gol di Fusi spalancarono le porte del Paradiso, la prima finale europea. Ma il Toro, che altrimenti non sarebbe il Toro, quella finale la perse tra pali colpiti e rigori negati ad Amsterdam che scatenarono l'ira del mondo. Poi le strade si separarono e per il Torino furono solo dolori, almeno fino alla metà degli anni 2010, nella speranza di tornare presto a giocare una partita così, con uno stadio così. Eh già, che notte quella notte, che bello per un tifoso granata, soprattutto pensare che c'è stata davvero. Il Toro per la prima volta in una finale europea e la festa continua. È cominciata nel derby, proseguita a Verona, esplosa ieri sera allo stadio delle Alpi. 70.000 spettatori, record d'incasso, per festeggiare i Granata che battono 2-0 il Real Madrid. Torino ha dato una lezione a Madrid, non soltanto calcistica, ma anche di stile e di organizzazione. Il Toro finalista in Coppa UEFA è una novità per il calcio europeo, ma è una novità piacevole, perché questa squadra, queste maglie, in tempi forse anche lontani, hanno rappresentato qualcosa di importante per il calcio. Riproporle all'attenzione di tanta gente e di oltre 7 milioni di telespettatori, come è successo ieri sera, significa recuperare indiscusse suggestioni calcistiche. Dopo aver eliminato il Real Madrid, ora c'è l'Ajax di Amsterdam da battere per arrivare alla Coppa UEFA. Vincerla sarebbe un'impresa di grande rilievo per una squadra che,
meno di 3 anni fa era caduta in Serie B. 25 giugno 1989. 48. È finita. Il Torino è in Serie B e succede per la seconda volta nella sua storia dopo 30 anni. Il presidente Borsano naturalmente non ha tempo, non deve, lui e la squadra, pensare a quello che è successo, ma a quello che dovrà succedere. Sì, sì, è una constatazione amara. Le dicevo, ci siamo giocati la Serie A, non ci siamo giocati il futuro della società. Abbiamo ricominciato qualche mese fa a ricostruire Torino, abbiamo già pensato per il futuro, al nostro futuro. È un impegno che ho preso a me stesso e che ho preso verso i tifosi. Torino, 15 aprile 1992. Ieri sera, allo stadio delle Alpi di Torino, davanti a 70.000 spettatori. Sono passati 3 anni da quella amara domenica di Lecce. I granata di Borsano, di Moggi e Mondonico sono ad un passo dalla finale di Coppa UEFA. Devono però battere il mitico Real Madrid. 7° minuto del primo tempo. Mussi, cross dalla sinistra. Lentini recupera palla e la mette in mezzo. Per anticipare Casagrande, Roccia infila la propria porta. È autogol. 1-0 per il Toro. Trentunesimo minuto del secondo tempo. Lentini parte e punta Roccia. Lo supera. Mette al centro una palla per Fusi che sopraggiunge dalla parte opposta dell'area. Fusi non perdona ed è il 2-0. Toro in finale. Lo aspetta l'Ajax ed è festa. Prima in campo, poi negli spogliatoi, quindi nella notte, sulle strade del centro. È d'obbligo a questo punto, con questa finale, un tifoso d'eccezione, Piero Chiambretti. Guarda, non abbiamo parole, guarda, siamo entrati nella piccola storia del calcio italiano, anzi europeo. Ora dovremmo andare ad Amsterdam e sarà un piccione con due fave, nel senso che andiamo a vincere la Coppa e troviamo anche le donne, che qua non ci sono. Pasquale Bruno, seconda finale UEFA, questo ha un sapore diverso dalla prima, quella con la Juventus? No, le finali hanno sempre lo stesso sapore, ecco, quindi mi auguro adesso di vincerla, così come ho detto prima in diretta, sarei l'unico forse al mondo a aver vinto la Coppa UEFA con due squadre della stessa città. Ecco. Così adesso dobbiamo conquistare la Coppa. Ce la metteremo tutta. O del resto si può dire tutto il contrario di tutto. Ma dal modo con il quale ha lasciato la panchina alla fine della partita non si può dire che non avete fatto nulla. No, non lo so, ma questo fa parte di tante altre cose, di tanti altri discorsi. Questo fa parte soprattutto di una sala stampa così affollata che per noi è un evento abbastanza strano, perché questo Toro, per tanti motivi, non deve mai dimenticare di essere piccolo, pur nella grandezza del risultato di questa sera. Il giorno che si dimenticherà o gli faranno dimenticare di essere piccolo, molto probabilmente finirebbe di essere il Toro. Due lampi hanno illuminato la notte storica delle Alpi, in cui il Torino si è affacciato con ruolo di protagonista ad una finale europea, la sua prima finale europea. Ma al di là dell'autorete di Roccia, propiziata dall'avventarsi caparbio di Casagrande sul pallone e della sciabolata decisiva di un irreprensibile Luca Fusi, c'è tutto l'ardore intelligentemente contenuto e disciplinato di una squadra che il suo allenatore Mondonico ha plasmato alla perfezione, come si intuisce al volo dalle interviste che seguono. Partita appena finita, Roberto Gravero ha dimenticato i punti di sutura, le paure, le ansie, i timori, è come se aveste vinto una finale, di la verità. No, adesso stiamo esagerando, abbiamo vinto una semifinale contro una grande squadra, una squadra di nome, di esperienza internazionale, una squadra che è venuta qua e credeva di fare un sol boccone del Torino, invece è successo totalmente il contrario, perché il Torino è sceso in campo determinato e poi non poteva assolutamente deludere. Oggi c'era uno stadio eccezionale, tutto granata, 70.000 persone. Enrico Annoni, io credo che tu stesso ti renda conto che hai dato un grande apporto alla tua squadra. Ma no, io cerco di giocare sempre così, le mie caratteristiche sono queste, di cercare sempre di entrare concentrato con la stessa determinazione di tutte le partite. Però stai migliorando di partita in partita, lasciamelo dire. Era la fiducia che ti dà il mister prima di entrare in campo, l'apporto anche di tutto l'ambiente che c'è attorno. Io
tutta la gente, i tifosi, perciò penso che questa è la tranquillità che si dimostra ancora una volta molto valida per il giocatore. Se uno è tranquillo gioca penso sempre bene. Se il video ti è piaciuto non dimenticare di lasciare un like e soprattutto di iscriverti al canale per essere sempre aggiornato sui prossimi appuntamenti di Football Mystery. Alla prossima!